È stato accolto dall'Inno di Mameli il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in visita al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza. Un incontro che ha permesso al ministro di conoscere una delle realtà scolastiche più importanti del territorio, ma soprattutto di captare la reale misura della cultura che quotidianamente insegnanti e dirigenti si prodigano ad inculcare nelle giovani generazioni. Un caro saluto a tutti i ragazzi di questo istituto che hanno avuto la fortuna di studiare in un luogo così meraviglioso, così prestigioso. Basta guardare questi libri, quanto rappresentano della storia anche di questa regione, della storia culturale di questa regione. E poi un saluto caro a tutti gli studenti calabresi che devono avere l'orgoglio di appartenere ad una regione che ha una grandissima civiltà. Oggi siamo in un liceo classico e quindi celebriamo anche le radici, la storia, l'identità di questa regione che amo moltissimo. E questi ragazzi, concludendo il loro percorso, dovranno portarsi dietro un bagaglio importante di cultura, ma anche di formazione spirituale e anche, perché no, di attitudine ad affrontare le nuove sfide, le sfide dello studio, ovvero le sfide del lavoro che aspettano la loro vita. Io sono convinto che con l'orgoglio dell'appartenenza, con l'orgoglio di ciò che hanno appreso, con la consapevolezza delle loro radici e del loro passato, questi ragazzi sapranno essere la punta di diamante della nostra intera nazione. Ministro, quali sono le responsabilità dei dirigenti scolastici allora di questa terra, non solo di Cosenza, di tutta la Calabria? Ho incontrato dirigenti scolastici molto innovativi, molto responsabili, molto manageriali, e questo mi ha fatto anche piacere. Devo dire che fra l'altro la Calabria è una delle regioni che maggiormente in Italia ha scelto la sperimentazione del 4+2, il che significa questa voglia di crescita, di modernità, di riscatto di una regione che ha straordinarie potenzialità, in cui noi come Ministero dell'Istruzione per la prima volta abbiamo investito veramente tante risorse.